Salve. Allora, la prima cosa sicuramente è stata la fiducia in Giorgio, cioè Giorgio ha visto in noi una possibilità di fusione con tutte le persone che aveva scelto, quindi credo che entrambe ci siamo fidate dello sguardo di Giorgio che appunto ha visto in noi una possibilità di essere due personaggi. Poi ovviamente c'è stato un lavoro sullo specifico, con i costumi, il trucco, i capelli, e quello aiuta un attore a diventare altro da sé. Ma sono molto contenta della cosa che lei ha detto, cioè il fatto che comunque noi per lei ci siamo mischiate alle persone con cui abbiamo lavorato, perché questo era un po' il nostro obiettivo, cioè quello di annullarci per raccontare insieme a questo gruppo di grandissimi attori, in tutti i sensi, una storia che sentivamo la necessità di essere raccontata. Non ho molto da aggiungere, nel senso che credo che Alba abbia già detto tutto. Sicuramente c'è stato un lavoro appunto dalla parte dei costumi, di Amorandini, poi anche il lavoro dei truccatori e della parrucchiera, che sono stati molto, molto attenti nel produrre anche un trucco, un'assenza di trucco, ma con un grande lavoro dietro, nel senso che poi un po' di trucco per la continuità serve sempre, proprio questo sporcarci, erano sempre le unghie sporche, il collo sporco, i capelli un po' unti, noi cerchiamo di lavarci il meno possibile, però è ovvio che nei limiti della licenza, quindi venivano aiutate con paste, con terra, e noi ogni tanto arrivavamo sul set e un po' ci rotolavamo per terra. Quindi diciamo questo aspetto della sporcizia, che non era un'assenza di igiene, nel senso che queste persone ovviamente facevano tutto quello che potevano per mantenersi pulite, in ordine, semplicemente non c'erano le condizioni per farlo, lavoravano tutto il tempo nei campi e quindi il risultato era quello. Dopodiché appunto i vestiti, anziché essere tagliati perfettamente su misura, come se li passavano magari da madre in figlia, sono vestiti un po' arrangiati, con qualche nodo, però c'è tutto un lavoro dietro, una ricerca che ha portato a questo risultato. E il luogo in sé, anche, visto che tu hai già parlato insomma, del lavoro poi con tutti gli altri, che è stato bellissimo, anche il luogo in cui abitavamo, parlavamo anche di turismo, che è di Paola, che è stato molto, molto importante per noi, non solo perché appunto condividevamo la vita, la quotidianità, la sera ci trovavamo tutti a cena e questa cosa di famiglia, di gruppo continuava tutto il tempo, ma in più appunto c'era questa donna meravigliosa, Paola, che era la nostra ospite, che per quanto mi riguarda mi ha insegnato a fare il pane, era una donna molto attiva, molto concreta, molto legata alla terra, alla natura, modernissima ovviamente, sono prende un colpo, però questa energia, questa forza, questa donna proprio lavoratrice, ecco, è stata una figura molto importante.